aiuti. E la casa in cui vivete e in cui siete cresciuti, oggi l'ho dovuto ipotecare alla banca per le stronzate che vengono fatte qui dentro. Questa volta papà ha ragione, sai, non è facile fare tutto da solo. Da quando è andata a Milano non si è fatta più viva, eh? Sono tornata solo perché devo consegnare tutta la documentazione a Franchetti. Va via, Gina. Distribuisci in parti uguali, gioie e un papà quasi perfetto. Venerdì su Rai 1. Quello che ci rende infelici è la ricerca della felicità. Regolarità. Se c'è un uomo di spettacolo. Renato, come vuoi il caffè? Corretto! Con la sua simpatia. Questo è il cuore più bello che ho, Paul Newman. I suoi personaggi. Questo palasport è una bomboniera. Fatemene 500 per la comunione della mini pubblica. In grado di dirigere il sabato sera. Il jackpot è di 300.000 euro. Giorgio, chiamatelo, chiamatelo, perché qui da solo non gliela puoi fare. Torno sabato e 3. Questa settimana eccezionalmente domenica alle 20.45 su Rai 1. Non sei il solo a imporre le regole. Qui si gioca una partita. È un gioco a cui dobbiamo partecipare, che ci piaccia o no. Mi dirà sempre la verità. È quello che fa. Sei innamorato di quella donna. Le cose non vanno in questo modo e tu lo sai bene. Meg Ryan, Russell Crowe, rapimento e riscatto. Lunedì alle 21. Rai 1. Disperdere le nostre forze, capisci? Non si preoccupi, tanto succederà solo quello che il Signore vorrà. È stata la provvidenza a farci incontrare, dottore. Allora scelga, o le rubo subito l'ambulanza, o me ne manda una ogni volta che ne ho bisogno. Che cosa preferisci? Io so di toccare il corpo vivo di Gesù Cristo, nei corpi straziati dagli affamati, dei bisognosi, di chi soffre. Madre Teresa, prossimamente su Rai 1. Pagò o non pagò tangenti per l'affare Telecom Serbia? Ci furono delle responsabilità politiche o si trattò di un'operazione industriale sfortunata? Igor Marini è un test manovrato dall'esterno? Intorno a questi e ad altri interrogativi anche oggi c'è stato in Commissione Telecom Serbia un serrato dibattito tra maggioranza e opposizione. Ne parleremo stasera porta a porta con personaggi autorevoli delle due parti, con due direttori di giornale che la pensano in maniera opposta, e vi diremo tante altre cose. Porta a porta più tardi. Protagonista molto amato. Da chi? Il maresciallo Rocca. Prossima su Rai 1.